È iscritto a parlare il deputato Andreatta, ne ha facoltà. Signor Presidente, la nostra opposizione è espressione della nostra natura di moderati. Siamo diffidenti per istinto verso la personalizzazione della politica e la sua riduzione alle semplificazioni mediatiche. Siamo turbati dall'imbarbarimento del dialogo che ha tinto le sue espressioni dal tifo sportivo, segnato da misure di aggressività e di insofferenza che contrastano con la nostra mitezza. Signor Presidente, il dibattito di questi giorni e le posizioni espresse in quest'Aula dai colleghi Elia, Iervolino, Pinza, De Rosa e Bindi riassumono i titoli dell'attività parlamentare su cui con più forza intendiamo aprire un confronto serrato con il Governo. La intangibilità dei principi fondamentali della Costituzione, una nuova legge elettorale in grado di unire le esigenze della rappresentanza con quelle della governabilità, la garanzia dell'indipendenza della magistratura, il mantenimento dell'attuale legislazione sui pentiti come elemento importante dell'offensiva dello Stato contro la criminalità organizzata, nessun condono fiscale o per reati societari. Forse, e questo è il nostro auspicio, su questi e su altri temi le sue posizioni coincideranno con le nostre. L'aspettiamo alla prova. Per ora siamo convinti che il voto contrario che il gruppo del Partito Popolare oggi le esprimerà sia un altro capitolo di un libro scritto Piomani che racconta del servizio e della dedizione del cattolicesimo democratico alla storia di questo nostro Paese. La Bosnia, in questo rigurgito di sentimenti, non deve diventare il Vietnam delle Nazioni Unite o la Cecenia dell'Europa. Certo, c'è un gioco ambiguo dell'opinione pubblica nei confronti delle autorità internazionali e dei governi. L'opinione pubblica si accende, chiede interventi, ma non è disposta a pagare i costi di questi interventi. C'è un tasso di perdite oltre il quale l'opinione pubblica si demoralizza e chiede il ritiro. Se l'opinione pubblica continuerà a valutare la inconcludenza e la incompetenza delle Nazioni Unite, dell'Europa, non solo saremmo mancati al dovere di politici di fronte alla maggiore sfida degli anni 90, ma avremmo cooperato a quel processo di disintegrazione della cooperazione internazionale, di rimessa in discussione degli strumenti della sicurezza collettiva, e allora sì, la perdita sarebbe totale. In questo caso, la legittimità dell'azione militare deriva dalla violazione dei diritti umani, individuali e collettivi, della popolazione di etnia albanese del Kosovo, da parte dell'esercito di Belgrado, che ha montato un'offensiva su larga scala in contravvenzione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza numero 1203, 1199, 1160 del 1998. L'intervento della NATO nella Repubblica Jugoslava è quindi pienamente legittimo e necessario per difendere i principi della comunità internazionale, del mondo occidentale, dell'Italia. Per un politico cristiano questa scelta non è stata senza problemi, ma in un mondo in cui esistono ancora situazioni di anarchia, usare le armi per disarmare i violenti che le puntano contro popolazioni quasi disarmate, tra le quali in un anno ci sono stati 2.000 vittime e centinaia di migliaia di senzatetto sfrattati dalle loro case, ci è apparsa la scelta giusta.